buonasera, facciamo un applauso! Siamo alla quinta puntata di Bully e Pooper Contest. Anche questa sera saliranno sul palcoscenico dei talenti. Io direi di far entrare immediatamente sul palcoscenico i Bully e le Pooper di questa sera. Diamo il benvenuto a Simone Albace, squadra dei Bully. Un applauso a Simone. E poi dalla squadra delle Pooper, Patrizia Azzarelli. Vieni Patrizia, si nasconde. Vieni. Eccola qua, per la squadra dei Bully di Nothing About. Eccoli qua che arrivano. Bravi. E per la squadra delle Pooper, Antonella Gaminiti. Eccoli qua. Facciamo un applauso, forte. Allora, andatevi ad accomodare, tra poco ovviamente vi chiamerò uno per uno e inizieremo con le vostre esibizioni, grazie mille. Allora, a questo punto io direi di far entrare il primo bullo in gara, che non vuole salire su stasera, sono tutti agitatissimi, lui è Simone Albace, un applauso a Simone! Invece è arrivato il momento di accogliere la prima pupa in gara. Signore e signori, un applauso a Patrizia Azzarelli. Ai suonatori portanati, ai valori come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai peloni finiti. Ci sono i Nothing About! Un applauso!
appartiene alla squadra delle pupe. Lei è Antonella Caminiti. Un applauso ad Antonella. Un applauso a Leslie e Luca! Ma prima, mentre Leslie e Luca si preparano, io chiamo sul palcoscenico Lella. Facciamo un applauso a Lella! Cosa? Via alle votazioni. Vai Lella, vai. Allora, questo è il tuo microfono. Nobody's Perfect, live a Bulli e Pupe. I vincitori della prima edizione di Bulli e Pupe, Leslie e Luca. Un applauso! Grazie. Chiamo sul palcoscenico tutti i bulli e tutte le pupe. È arrivato il momento di scoprire qual è la squadra che passa il turno. Passa la squadra dei bulli! I pantaloni sono a posto, le scarpe sono a posto, vediamo la voce, Simone Albace! Yeah.
sul palco, tocca a voi! Succede che la nostra Lella sarà in mezzo a voi. Ognuno di voi esprimerà una preferenza e alla fine faremo il conteggio e decreteremo il vincitore. Quindi Lella, via le votazioni. Mi raccomando, votate bene. Intanto che avvengono i conteggi, Leslie e Luca ci regalano un altro brano e dopodiché scopriremo chi ha vinto questa puntata. Destinati i 5 punti. Chi vuoi che vinca a questo punto? Sono stati bravissimi tutti quanti, quindi è un po' difficile. Però a livello di sensazione ad occhi chiusi, lui. Simone, 5 punti a Simone. Ok, grazie mille Antonella. Patrizia, chi vuoi destinare i 5 punti che andranno a sommarsi al voto del pubblico? Nothing About o Simone? A me.
giustamente, se li assegna, giustamente. Ma ci sarà anche un ripescaggio, per voi mai dire mai. Allora, io amo la voce di Simone, le sue canzoni mi danno tante emozioni, è vero, e quindi io, loro sono molto bravi, e, però Simone è quello che mi trasmette molto, perché non è la prima volta che lo sento cantare, quindi lo conosco da tanto tempo e adoro la sua voce. Insomma. 5 punti ancora Simone, che arriva quindi a 10 punti regalati dalla squadra delle Puppe. Sentiamo i nostri ospiti, a chi assegnano i 5 punti bonus. Allora, è molto difficile perché tutti i bulli, c'è anche un bulli lì dentro, ma sono comunque bulli. sei una bulla stasera. Sono una bulla. È stato molto difficile comunque perché sono molto bravi tutti e due, e due stili diversi, però noi vogliamo dare voto ai 5 voti a Simone, perché ci ha trasmesso di più emozioni in più. Emoziona? Mi ha emozionato questi ragazzi. 5 punti ancora a Simone. Definitivamente, grazie mille e buona serata. Ci vediamo dopo ovviamente per l'intervista di Occhio Pavese. Un applauso alle Puppe e a Leslie Luca. Facciamo un applauso. Vince la quinta puntata di Bulli e Puppe Art Contest. Vince o vincono, Simone Albace! Simone Albace è il vincitore con 30 preferenze contro 18 preferenze. Complimenti, complimenti. Un applauso ai secondi classificati, Nate e Baut, che sono bravissimi. E secondo me hanno veramente tanto ancora da dare, da dimostrare, quindi complimenti davvero. Grazie di cuore anche a voi, non scappate perché ci sono le interviste. Noi ci rivediamo prossimamente con la sesta puntata di Bulli e Puppe. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte.